una felice giornata ai nostri radioascoltatori. E la scaletta di oggi: intanto abbiamo in studio il sindaco di Termini Imerese Totò Burrafato, e lo ringraziamo per la sua disponibilità a partecipare a questa trasmissione. Abbiamo in studio Vincenzo Garbo, capogruppo del PD in consiglio comunale, ringraziamo anche lui per la sua partecipazione a questa trasmissione. Abbiamo Fabrizio Piscitello, ex assessore, ex vice sindaco del comune di Cefalù, ci raggiungerà in studio più tardi Francesco Riggio, vicepresidente del consiglio. E un saluto particolare, come sempre, va ai nostri connazionali che ci seguono in ogni parte del mondo sul sito www.crmepiradio.it. A loro il nostro saluto più affettuoso. E iniziamo la trasmissione parlando appunto con il sindaco di Termini Imerese, Totò Burrafato. Se Atene piange, Sparta non ride. Nel senso che se a Cefalù ci sono grossi problemi, che per fortuna Termini non ha, ma ce n'ha di altre che raggiungono delle vette notevoli, come può essere la Fiat, per esempio, non lo so se ce ne sono altri, ma ce ne parlerà il sindaco, l'Interporto e tante altre che avremo occasione di parlare con Totò Burrafato. Parleremo anche, accenneremo ai distretti turistici, ma anche ai disagi giovanili, a qualche altro problemino che esistono. Luci e ombre a Termini Imerese, Totò Burrafato. Ecco, intanto partiamo da qui, dalle luci e dalle ombre, se ce ne sono. Insomma, è difficile come dire, tentare di paragonare la situazione di Cefalù con quella, certo, di Termini, fatte le debite ma infatti come dire, le questioni legate alle vicende del bilancio comunale di Cefalù, come dire, sono la punta più avanzata di un, certo, sistema che mette e che sta progressivamente mettendo in crisi gli enti locali. Come dire, se non ci pensa per tempo e se non si mettono in campo politiche serie per il contenimento della spesa e per il recupero dell'evasione e dell'elusione, io penso che nell'arco di un triennio non sarà Cefalù la capitale del dissesto, ma rischia di diventare un fatto contingente di tutti i comuni dell'isola. Perché ad esempio Termini Imerese, soltanto qualche settimana fa, dopo che già avevamo speso 11 dodicesimi della spesa corrente, siamo stati raggiunti da un ulteriore provvedimento di tagli fatto dall'assessorato regionale agli enti locali, oggi assessorato alle autonomie locali, che ci tagliava rispetto ad una previsione circa 150.000 euro. È chiaro che il taglio ti fa sempre male, ma averlo comunicato a gennaio ti consente di riprogrammare la spesa, averlo comunicato a novembre, dopo che tu hai speso 11-12 del bilancio, sicuramente ti mette in ginocchio. Io penso che la vicenda di Cefalù, non, come dire, chi è oggi è chiamato a viverla, la sta vivendo con il piglio di chi responsabilmente vuole trovare una soluzione. Però è pur vero che bisogna guardarsi dietro e cercare di capire con grande serietà, ma senza pregiudizio, com'è che si può arrivare ad una situazione come quella che sta vivendo la comunità di Cefalù. Perché, come dire, io penso che da una parte c'è tutta la questione politica, gli addetti ai lavori, gli stockholder, coloro i quali fanno opinione, quelli che fanno informazione, che se ne stanno occupando quotidianamente, penso con grande responsabilità, anzi cercando nei saperi e nelle intelligenze dei professionisti, dei legali, degli esperti di contabilità pubblica, di trovare, come dire, la via di fuga da una situazione così difficile. Però è pur vero che qualunque sia la via di fuga sarà lacrime e sangue per i cefaludesi. Questo è un dato che purtroppo diventa inossidabile ed è il ragionamento sul quale bisognerebbe confrontarsi. Cioè, come può una comunità ripararsi o mettersi al riparo dalle insidie, dalle gestioni pubbliche che comunque lasciano uno sfascio? Se di sfascio vogliamo parlare, come dire, Termini si ritrova a dover vivere anch'essa una situazione complessa. Dicevo poco fa
al capogruppo del PD che è qui alla mia sinistra, che quando ciascuno di noi, spinto da più o meno voglia di dare un proprio contributo alla vita pubblica della sua comunità, decide di candidarsi, come dire, si immagina che il suo compito si può esaurire nel cambio di un senso di marcia, di sistemare qualche strada, di spostare qualche cassonetto, di migliorare la pedonalizzazione di una città. Però poi, così non è, però poi non sono tutte, dire, rose e gli amministratori locali di Cefalù si trovano a dover ragionare con il rischio di stesso. Io mi sono ritrovato, certo, dopo 3 giorni a ragionare su una grave crisi industriale che stava travagliando non soltanto la città di Termini Imerese ma la Sicilia, perché io penso che il distretto industriale di Termini Imerese non, come dire, non va vissuto con la logica del campanile e con la logica di Termini Imerese. A Termini, nello stabilimento Fiat, lavoravano termitani, ma lavoravano anche una delle serie, Madonie, soprattutto gente che veniva dalle Madonie ma anche da Cefalù, e quindi per questo diventava una di quelle vicende sulle quali bisognava spendersi. Io non mi esimo da responsabilità, nel senso che ci siamo spesi, abbiamo tentato di fare il possibile, le abbiamo tentate tutte, lungo e largo, dalle forme di ragionamento ad oltranza, dal dialogo costante con le istituzioni, dalle forme di protesta, dalla scelta anche di responsabilità, cercando anche al di là dell'automotive strade e vie per ritornare al lavoro. Oggi siamo in una situazione di stallo ed è chiaro che l'appuntamento elettorale da qui a qualche settimana ci tiene tutti in una sorta di fermo biologico, aspettando che, come dire, ci sia un nuovo governo nazionale nel pieno delle sue funzioni, legittimato dal popolo, che possa intestarsi insieme al presidente Crocetta la risoluzione, il tentativo di risoluzione della questione dei Termini Imerese. Qualche risultato lo abbiamo ottenuto in questi anni, nel senso che da una parte abbiamo avuto il decreto che ci fa andare, che porta in prepensionamento 650 lavoratori, e quindi questi sono oramai salvaguardati, nel senso che bontà loro, almeno avranno un futuro, certo, anche se pensionistico, ma avranno un trattamento di coscienza certo. Dall'altro abbiamo la garanzia di tutti gli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori dell'indotto fino al 31 dicembre. Il tempo è breve, però dal primo di marzo, grosso modo, non appena si chiude questa eterna partita elettorale che oramai va avanti da un pezzo, io penso che non possono esserci più alibi per cercare tutti insieme, le istituzioni di ogni ordine e grado, una soluzione produttiva per Termini Imerese. Infatti è proprio di qualche giorno fa un mio appello al presidente Crocetta, nel quale da una parte lo si ringraziava per aver messo mano al bilancio della regione siciliana per garantire gli ammortizzatori sociali in deroga per alcune aziende dall'indotto, però il tema costante dentro il tessuto dei lavoratori di Termini: ma quando torniamo a lavorare? Siamo stufi di sentire parlare di cassa integrazione, di mobilità, vorremmo tornare, ecco, a lavorare. Ecco, Totò Burrafato, andiamo terra a terra come le barche di Cefalù. Ma ecco, in questo tunnel si intravede qualche luce? C'è qualche si parlava di società che erano interessate a creare nello stesso stabilimento, creazione di altre macchine e così via di seguito. C'è qualcosa in pentola, ovvero sono tutte cose che si dicono per l'occasione, ovvero per calmare gli animi? No, io penso che la questione dell'automotive è una questione che ci condiziona pesantemente. Basta fare un giro su internet o leggere un giornale economico per capire che il settore dell'auto è in crisi lungo e largo in tutto il pianeta. È pur vero che ci sono dei marchi che stanno facendo bene, penso ad esempio a BMW, che ha risultati in controtendenza rispetto alla Volkswagen, rispetto al quadro generale. Io sono convinto di una cosa, almeno questo è il ragionamento che abbiamo condiviso con il presidente Crocetta, che bisogna tentare l'ultimo disperato affondo nel settore dell'automotive, cercando un soggetto che sia disponibile a fare auto. Il presidente, da questo punto di vista, si è fermamente convinto che l'ipotesi di R Motors,
che è stata, come dire, accantonata circa 6 mesi fa per difficoltà finanziarie che viveva la società, possa essere ripescata dando spazio ad una interlocuzione con i partner cinesi di DR Motors. Io penso che se il presidente dice questo, ha degli elementi che vanno in questa direzione, e da ciò discende anche la sua critica non più velata a Fiat, che in qualche maniera non soltanto ci ha consegnato la chiusura dello stabilimento, ma la beffa è che sta tentando forse di incidere negativamente perché non ci sia mai più un partner industriale che faccia auto e che gli possa fare concorrenza in Italia. Però è pur vero che non possiamo impiccarci sul traliccio dell'automotive, per cui, come dire, pensiamo che ci sia qualche timido spazio. Sì, come dire, abbiamo qualche timido contatto con il governo nazionale sul fronte della green economy e sul fronte della logistica avanzata. È chiaro che non sono la soluzione alla quale noi tenderemmo, perché l'auto oggettivamente è quella sulla quale si può avere il maggior valore aggiunto della prestazione d'opera manuale, però è pur vero che in un momento di crisi bisogna garantire il ritorno al lavoro delle manovalanze, quindi è quello a cui noi un po' tutti cerchiamo di aspirare, perché la sorte dei lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese ci colpisce tutti, quindi indistintamente non c'è nessuno che ne va fuori, perché è una sorta di catena, se si ferma ci fermiamo un po' tutti. Ecco, sindaco, Interporto. Ecco, ci dici qualche cosa a proposito di questo Interporto, se ci sono novità, quando i lavori, come avviene, sia pure brevemente, così toccheremo altri argomenti vado per pillole, sono utili anche per la nostra comunità, cioè non, per tutti, per le Madonie, per Cefalù e per Termini, che io sono convinto che le sorti di Termini sono legate a quella di Cefalù, quindi non esistono campanilismi, sarebbe una stupidità continuare a parlare di campanilismi che non sono fuori del tempo e della storia. Non c'è dubbio. Vado per sintesi anche per poter toccare eventualmente altri argomenti. La situazione in questo momento è la gara per la concessione e la gestione, la concessione, la costruzione e la gestione dell'Interporto è ad uno stadio abbastanza avanzato. Restano da risolvere due problemi che non sono però di poco conto. Da un lato la regione siciliana, che deve garantire con l'ingresso di 2 milioni di euro nel capitale sociale la ricapitalizzazione della società, perché, come dire, in Sicilia siamo capaci di fare tutto, di creare una società che deve fare un'opera pubblica, quando, come dire, tutti gli enti locali decidono di farsi le opere pubbliche senza bisogno di costruire una società ad hoc. La seconda questione, che è quella un po' più delicata, è che siccome nel tessuto societario della società Interporti Siciliani ci sono stati per alcuni anni dei capitali privati, il rischio che ha sollevato l'Unione Europea aprendo una procedura di infrazione alla comunitaria è che questa si potrebbe configurare come un aiuto di Stato ad un privato, nella misura in cui, realizzato l'Interporto sarebbe gestito da operatori privati che farebbero logistica industriale, e quindi hanno aperto questa procedura. Io più volte sono stato a colloquio sia con il management della società Interporti Siciliani sia con la regione siciliana. Le contraddizioni che sono state fatte mi sembrano che siano abbastanza condivisibili e quindi superabili. Se il presidente della regione crede, così come io mi auguro, nella realizzazione di quest'opera, nell'arco di 3-4 mesi potremmo avere davvero lo start di quest'opera importante, che serviva, almeno anche lì c'è un tema su cui bisognerebbe puntare la riflessione, perché aveva un senso ed era stato pensato quando c'era Fiat Viva e Veget. Oggi andrebbe rivista la sua essenza, soprattutto calibrata su nuovi traffici e su nuovi consumi che dovrebbero essere, come dire, attratti adeguatamente. E che interessa tutta la Sicilia, se vogliamo. Interessa tutta la Sicilia, non soltanto le Madonie, Cefalù, infatti, Termini. Però come dire, il limite di tutte queste operazioni, come dire, che sono pensate nel 10 anni prima e vengono realizzate 10 anni dopo, è che qualcosa viene superato dai tempi.
Ma non soltanto la normativa, ma io dico, basta leggere i traffici ferroviari di 10 anni fa e i traffici, cioè RFI ha dismesso, non vuole più investire sulle linee ferrate in Sicilia, quindi come dire, l'interporto ha un senso nella misura in cui tu riesci a mettere insieme il porto, l'intermodalità, se uno dei partner importanti RFI in questo momento ha detto stop al traffico ferrato, l'interporto come dire serve sempre, però tu devi lavorare in una logica di determinare traffici che valgono, non c'è dubbio. Le terme. Tu sai meglio di me che le terme possono rappresentare anche un cespite notevole di entrata per una città. Io ho un mio cugino che viene da Roma e viene a farsi il bagno alle terme di Termini Imerese. Quindi come lui ne potrebbero venire tanti altri se la cosa fosse organizzata in modo più industriale. Io dico bisogna positivo, sì, ovviamente, ecco. Io voglio dire basta leggersi un attimo le presenze sanitarie a Termini, legate alle terme, e i numeri ci sono tutti, nel senso che il nostro albergo delle terme vive di servizio sanitario nazionale, nel senso che quelli che devono fare le cure termali e sono a carico del servizio sanitario nazionale scelgono Termini Imerese. Però è chiaro che questo è il cliente più povero che viene a Termini, nel senso che viene stringatamente per farsi i bagni termali, non spende un euro e molto probabilmente non sta nemmeno nel nostro albergo. Allora il tema io lo sintetizzo con uno slogan: ci siamo posti e ce lo siamo posti questo problema all'inizio del mio mandato. Termini ha nella sua essenza la questione terme, infatti da lì il nome Termini Imerese, tutti gli altri se lo sono dovuti mettere dopo, Chianciano Terme, Abbano Terme, noi ce l'abbiamo nella nostra essenza, però è pur vero che è stata una risorsa sottoutilizzata, nel senso che è come se tu avessi un tesoro ma lo tieni sotto chiave. Perché lo tieni sotto chiave? Perché in questo momento la risorsa termale è appannaggio di un gestore privato che la utilizza intensamente per i suoi fini, però il suo core business è il servizio sanitario nazionale che viene rimborsato dallo Stato e non gli interessa nessun altro cosa. Noi abbiamo pensato di fare una cosa che come dire, abbiamo messo a servizio del PISE e che ci dovrebbe dare qualche modesto risultato da qui a qualche mese, l'idea di pigliare la risorsa termale che in questo momento è confinata nel piano cantinato dell'albergo delle terme e portarla fuori. Termini ha proprio in prossimità dell'albergo delle terme una bellissima villa che si chiama Villa Guglia, che in questo momento è soltanto un parcheggio alla meno peggio o un luogo di giochi e di intrattenimenti per i bambini. Portare l'acqua termale fuori e far diventare quella villa un polmone verde e un polmone come dire termale ad uso pubblico, secondo me potrebbe essere un'opportunità e stiamo lavorando per questo. Io dico è disincentivante per chiunque voglia vedere le terme, voglia fruire delle terme, varcare la soglia d'accesso di un albergo, chiedere al ricevimento e poi aspettare che qualcuno te le faccia vedere. Se tu pigli la risorsa termale che è l'acqua e la porti fuori, è chiaro che con una fontana, con iniziative, con giochi d'acqua, con qualsiasi altra può essere sempre un'attrattiva diversa e complementare rispetto all'offerta convenzionale. Certo, Sindaco Burrafato, quali sono i rapporti di Termini Imerese con il distretto turistico? Ecco, come si sviluppano? E in prospettiva futura, quale benessere potrebbe dare questo distretto turistico se organizzato nella maniera migliore? Dico due cose. La prima sulla ingegneria e sull'architettura del distretto, io mi sono speso in questa direzione e ne sono fermamente convinto. Noi abbiamo un triangolo che secondo me da questo punto di vista è già un'offerta turistica perfetta. Parto da Termini con le terme e con il patrimonio archeologico che c'è, l'antiquarium di Mera e la Fiale Aurea. Abbiamo questa grande risorsa naturale nell'entroterra che è il Parco delle Madonie e sull'offerta a mare sia in termini ricettivi, turistici e alberghieri che offerta oramai dal patrimonio consolidato di esperienza di Cefalù. È un'offerta naturale che bisogna semplicemente promuovere, vendere ed integrare.
Per questo, come dire, io sto dentro il distretto turistico e mi sono speso per la realizzazione. Penso che vada rimessa mano alla governance del distretto turistico, perché ha da un anno che non ha varato un solo provvedimento, una sola idea, una sola proposta che vada in questa direzione. Bisogna azzerare e ripetere le lancette, perché non è possibile. Certo, anche in questo senso non c'è nessun fatto rapporto turismo progetto, no, ma io parlo della governance. È vero che c'è l'alibi, la regione siciliana deve fare il bando, i soldi, ma come dire, politiche di condivisione, di integrazione che sono a costo zero e che devono nascere dal basso sono state accantonate per logiche di attesa di provvedimenti che sono lontani mille miglia. Quindi io penso che la governance abbia qualche difficoltà strutturale ad esercitare appieno questo ruolo, e per cui penso che una delle prossime cose sulle quali gli amministratori locali da una parte, ma anche il partenariato privato dall'altro, debba rimettere mano significativamente se il distretto turistico ha senso se lavora e se tutta la governance si muove all'unisono verso questa direzione. E cerchiamo quindi di ingranare la marcia e di partire anche per il distretto turistico. E Sindaco Burrafato, c'è qualcosa che avresti potuto fare e non hai fatto a Termini? Basterebbe chiedergli ai miei concittadini, avrebbero sicuramente fiumi di parole e sollecitazioni. E noi lo chiediamo al sindaco. Io infatti ritorno a quella considerazione iniziale. Vorrei rivedere la mia esperienza amministrativa senza la vicenda Fiat. Chissà come sarebbe andata, perché quella vicenda Fiat ti segna quotidianamente. Cioè, voglio dire, ti segna anche nell'organizzazione del lavoro. La mattina tu decidi, lo possiamo immaginare. La mattina tu hai programmata la tua giornata in cui tu devi stare al municipio perché hai impegni programmati. Due lavoratori scappano sui tetti, due lavoratori se ne vanno alla stazione ferroviaria, tu molli armi e bagagli, tutto quello che avevi programmato per esprimere solidarietà, per stare vicino, per andare in prefettura, per andare alla presenza della regione. Questo ha segnato pesantemente. È vero che questo per certi versi ti dà visibilità, però voglio dire, incide nell'economia delle cose, anche sul piano umano. Non c'è dubbio, ci sono tante persone in gioco. Io quello che è ovvio che io ho tante cose da rimproverare. Il dramma che può vivere un sindaco perché, in questa perché situazione. Come dire, dicevo l'altro giorno, l'impotenza del potere, perché tutti sono convinti che qui ci sono amministratori di qualche anno fa, amministratori di oggi. Quando qualcuno si mette in gioco è convinto di poter dare un contributo, di avere la sua verità, perché come dire, ciascuno come dire, se ci fossi io, se mi fosse data questa possibilità, è per cui tu ti metti in gioco. Il risultato è avere un risultato plebiscitario come quello mio al primo turno contro un senatore della Repubblica di lungo corso, e poi ti ritrovi a dover contrastare con le situazioni più strane. Perché guardate, io vi dico una cosa. Non so a quanti di voi sarà capitato, ma ad esempio vedere una persona a 55 anni, un uomo che ti piange a dirotto perché non riesce a garantire il pane ai propri figli, ma un uomo più che una donna. Un uomo più che una donna, perché uscire dal lavoro a 55 anni significa automaticamente non rientrarci più, e vedertelo piangere davanti e tu essere impotente ti consegna l'impotenza del potere. Ecco, Angelo Arduino, come vedete, continua a fare scorrere delle manifestazioni dei lavoratori dello stabilimento Fiat di Termini Imerese per le strade di Termini durante una delle tante manifestazioni in difesa del posto di lavoro, della loro dignità, della loro famiglia, di quanto può assicurare un futuro alla comunità, non soltanto di Termini Imerese, ma delle Madonie, di Cefalù, è un po' da parte di tutta la Sicilia. Intanto le bandiere, le cose, bandiere poche per la verità, perché è una cosa troppo eccessivamente sentita dalla cittadinanza. Totò Burrafato, io ho sentito il dramma, questa cosa che ti ha segnato intimamente, ma hai avuto qualche volta un senso di scoramento che ti dice io sono stanco quasi di soffrire di questo avvenimento, questo senso di, ma non soltanto il fatto dello stabilimento Fiat, ma anche qualche altra cosa che ti ha creato uno scoramento, nel senso di avere un
Non lo so se... Sto parlando a microfoni aperti, ma come se fossero a microfoni chiusi. Più di una volta mi è capitato di vivere preciso le emozioni e le sensazioni che tu stai dicendo. E molte volte, ragionandoci, io sono figlio unico, mia moglie è figlia unica, una bambina di 5 anni, di 6 anni, alla quale dovrei dedicare tutto il mio affetto. Però questo mi porta, la mia esperienza pubblica mi porta, come dire, a vederla tardi la notte, a godermela il sabato e la domenica, compatibilmente certo, con gli altri. Nel ritaglio di tempo, diciamo. Ecco. E ad un certo punto uno dice: ma qual è una ragione valida per fare l'amministratore locale? Ma qual è una ragione valida per fare l'amministratore locale? E io ne trovo due. La prima è, come dire, l'amore che ha uno per la sua città, l'idea di avere una prospettiva che può mettere a servizio della propria città. Ma la seconda è come dire, il tentativo subdolo da parte delle opposizioni di denigrare il tuo lavoro, che ti ricomincia a ricandidarti, a stare in campo, perché il rischio di consegnare una città a persone che... come dire, fanno opposizione per partito preso, non hanno a cuore la città, hanno in qualche maniera inciso negativamente, ti rinsalda e ti dice: pur di evitare, continua a starci. E c'è una crisi di valore, di crisi di valori nei giovani, non soltanto a Termini, ma a Cefalù, a Lasca. Abbiamo visto che ci sono stati anche dei morti per droga o... ma un amministratore vive anche questi problemi, e come un comune può incidere, se può incidere, anche nella crisi dei valori dei giovani, nel cercare di risollevarli, di creare loro una speranza? Io vado fiero di questa mia modestissima esperienza amministrativa semplicemente per due cose. La prima è la ricollocazione territoriale di Termini. Le amministrazioni che mi hanno preceduto, per scelte un po' fatte dal basso e un po' indotte dalla regione siciliana, avevano a che fare e ritenevano che le politiche di sviluppo di Termini fossero legate a Bagheria e a Misilmeri. Io ho invertito esattamente il ciclo, nel senso che ritengo che questo triangolo Termini, Cefalù, Madonie abbia storia, condivisione, politiche comuni, non interessi comuni, e quindi, come dire, mi sono sganciato da Cefalù e da Bagheria e Misilmeri, e ho riposizionato i Termini. Di questo sono fermamente orgoglioso, ed è forse anche questa l'unica cosa buona che ho fatto, per me sarebbe un manto. Ma la seconda cosa di cui sono orgoglioso in queste settimane, se mi consentite la dico, è questa legata ai giovani, perché il danno più devastante che ha fatto Fiat a Termini Imerese sono due: da una parte il danno ambientale, cioè avere realizzato un sito industriale a 20 metri dal mare in un litorale bellissimo è sicuramente un danno ambientale, ancorché per 30 anni ci abbia consentito di vivere, economia, reddito e quant'altro. Ma la seconda cosa, che è più subdola, ha determinato la crisi della voglia di intraprendere dei nostri giovani. Io che ho 47 anni... Quindi ha scoraggiato i giovani. Ha scoraggiato i giovani, perché i giovani termitani, la gran parte dei giovani termitani vivono una Termini che è fatta da servizi pubblici, quindi da pubblico impiego, carcere, ospedale, tribunale, tutto quello che è pubblico, e dall'altro lato il lavoro autonomo che è stato visto in Fiat. Allora, come dire, ciascuno si rapporta con i lavori che fanno i propri genitori, con le proprie famiglie, quindi c'è stata una implementazione dell'idea che l'unica prospettiva poteva essere il lavoro dipendente, soprattutto il lavoro pubblico. Oggi noi stiamo cercando di fare cambiare questa idea. Abbiamo iniziato un percorso formativo che abbiamo chiamato l'Università degli Studi di Palermo, abbiamo chiamato il Consorzio ARC, stiamo iniziando il primo corso di formazione alla cultura d'impresa, mettendo insieme 30 giovani di Termini che stanno, come dire, stanno facendo da tessuto per ricevere il germe della voglia d'impresa. Da noi è più facile che il figlio di un pescatore pensa di ritornare a mare con un armatore che gli dia una retta mensile, che piuttosto che si faccia la barca e vada a mare per i fatti suoi. Quindi non imprenditore, ma dipendente. Io invece sono convinto che in un momento di grande crisi la prima cosa che potrebbe fare un giovane di Termini, se adeguatamente aiutato e sostenuto, è quello di diventare imprenditore di se stesso.
Certo, questo sarebbe importante, anche perché offrirebbe alla società anche altri cespiti per i lavoratori e quindi altre forme. Ci avviamo un po' alla conclusione, dottor Burrafato, e mi scuso con Fabrizio Piscitello e con Vincenzo Garbo se io poi hanno dovuto un po' attendere. Ecco, intanto avete sicuramente seguito delle notizie interessanti di Termini, che sono notizie di Cefalù, per me che la penso in una certa maniera, in un certo modo, e quindi molto importante. Certo. Senti, ecco dice Vincenzo D'Albo, sono realtà che dovrebbero collaborare. Ecco, questa sinergia Termini Cefalù come potrebbe, per chiudere questo discorso, viversi meglio, ecco, integrarsi e trovare migliori aspettative nel futuro. Intanto l'Interporto lo sappiamo, potrebbe, perché servirebbe Cefalù, Termini, le Madonie, un po' tutto, ma cosa potrebbe meglio avere questa sinergia, trovare questa sinergia tra le due città? Io penso che si può tentare di allargare il ragionamento non soltanto a Termini, a Cefalù. Io penso che però noi siamo manchevoli, cioè gli amministratori locali sono manchevoli, perché tutti noi abbiamo chiaro che cosa è stato fatto in questi anni, poco tanto che sia. Io faccio riferimento all'idea della città rete Termini Madonie, i soldi della ultima programmazione, l'avvio della programmazione, dell'ultima programmazione che avremo, che è quella del 2014-2020. In questo io ho notato, e vorrei che anche voi che avete la possibilità di interloquire con tanti amministratori locali potesse segnare questo argomento come uno degli argomenti prioritari, cioè noi siamo stati protagonisti, però penso agli amministratori locali e non alle comunità, e quindi là sta la differenza che bisognerebbe colmare con iniziative che vanno in questa direzione. Noi siamo stati capaci di creare una governance dei 39 comuni della città rete che hanno pensato a politiche di sviluppo per questo territorio uniche. Noi siamo uno dei pochi territori della Sicilia che ha detto basta con l'idea che ci voglia un campo di calcio in ogni comune. Tanto oramai il calcio ce lo vediamo tutti in TV, o per meglio dire il calcio ha una finalità sociale soprattutto per i giovani, nella misura in cui li tiri fuori dai vizi e li porti a giocare. Certo. Non c'è più la necessità che ci sia una casa di riposo per anziani in ogni comune, oltretutto non ce la possiamo permettere più come pubblico, per cui bisogna individuare politiche di sviluppo comprensoriale, e io penso che noi già questo lo abbiamo fatto già col PIS, cercando di trovare quelle non c'è dubbio, e questo non l'abbiamo fatto. Però io dico, non basta che lo facciano gli amministratori locali, non basta che lo facciano gli amministratori la locali cultura, io deve cambiare la cultura, cioè lunedì noi come Termini, però lo facciamo noi come amministratori locali. Siamo chiamati a delle scelte difficilissime. Il processo di riordino della giustizia porta la chiusura di Cefalù, la chiusura di Bagheria, e confluisce tutto su Termini Mezzi. A parte i profili finanziari di questa operazione, che sono a carico del comune di Termini, è chiaro che Termini la vive come un'opportunità, perché ci saranno operatori giudiziari che vengono a Termini, ci saranno avvocati, e in un momento in cui noi dismettiamo Fiat, Blue Bolt piuttosto che Parmalat ed altre cose, avere questa opportunità uno la può vivere da protagonista, nella misura in cui ci sia una politica di condivisione. Il tema è che gli enti locali sono così con la canna del gas alla bocca, che anche questa, che può essere un'opportunità, quasi quasi è vista come una difficoltà, il reperimento dei locali, il ricorrere al... perché poi gli oneri sono a carico degli enti, cioè il comune di Termini Imerese teoricamente per affrontare questa cosa si deve imbarcare in operazioni di spesa subito con la promessa di uno Stato, cioè, che ti impone di fare delle cose, però i soldi te li darà 70, 60, 80%, ma fra 3 anni, intanto con il rischio di default. Deve approntare i parcheggi e le cose, certo. Lo so, perché avendo fatto per tanti anni anche l'avvocato, quindi trovavo... Però per noi è un'opportunità, zone... mi dispiace, quindi... per i territori sicuramente di Bagheria e di Cefalù, ma per Termini è una grande, certo, opportunità, certo. Confluire
uomini e donne che per motivi di legge o di giustizia arrivino a termine. Concludiamo questa nostra intervista con una cosa molto leggera. Intanto il sindaco Burrafato trova il tempo anche per leggere qualche lettura? Sì, ogni tanto mi appassiono a leggere, però di solito ecco, sono costretto, mio malgrado, a leggere, a leggere atti deliberativi o a leggermi i provvedimenti che hanno a che fare. Film che segui? Qualche volta ci vai o no? Io oramai ho vietato, ecco, oramai abbiamo interdetto a casa nostra, abbiamo interdetto tutti i talk show che hanno a che fare con la politica, per cui come dire automaticamente cambio. E quindi guardi alla televisione qualche film e quindi ecco l'ultima domanda: i sogni nel cassetto di Totò Burrafato, sindaco di Termini Imerese? Io penso di potermi svegliare una mattina e ricevere una telefonata dalla parte di Marchionne, il quale dice che vuole incontrare la città di Termini Imerese per rimeditare quella scelta. E noi te l'auguriamo di tutto cuore. Però penso che non arriverà di tutto mai. Cuore. Mi aspetto altre telefonate che in questo caso mi aspetto altre telefonate che cambino il corso della città, ma non certo per la mia esperienza politica, ma per il bene della mia città. E noi l'auguriamo a noi stessi innanzitutto, a Termini Imerese, alle Madonie, a Cefalù, a tutta la Sicilia. Perché il futuro di Termini, il futuro della Fiat, è il futuro della Sicilia, è un po' di tutti noi. Ecco, con questo ringrazio Totò Burrafato, sindaco di Termini Imerese, per questa disponibilità a partecipare alla nostra trasmissione. E ti facciamo tanti e noi ti accoglieremo volentieri e ti facciamo tanti in bocca al lupo. Grazie. Per questa tua attività. E credo che se Angelo Arduino non vorrà una pausa, mi chiede la pausa, la facciamo e poi continueremo con Vincenzo Garbo e Fabrizio Piscitello, in attesa anche di Francesco Riggio che dovrebbe raggiungerci in studio. Quindi quello sarei fatto tutti e due. Bravo. Pubblicità. Mangiare sano ti aiuta ad affrontare meglio lo stress della vita quotidiana. Rivolgiti con fiducia alla macelleria Arcangelo Cipriano. Sulla tua tavola carni fresche, genuine e certificate provenienti da allevamenti locali.